Aree di terreno attorno al suo palazzo Citladà alla coltivazione del riso per la produzione alimentare e degli stagni per l'iticoltura che sono diventate con il passare degli anni un modello di sostenibilità per il popolo thailandese. La sua presenza è sentita ovunque in Thailandia da più di 50 anni. Lavorare per il suo popolo.